Ho conosciuto Don Pino Puglisi a Brancaccio, in questo quartiere, perché a fine anni 80, inizio degli anni 90 sono venuto ad abitare in questo quartiere a Palermo. E mi ricordo che ero insieme a un mio amico, lui quando ci presentammo in parrocchia, lui ci accolse con un sorriso semplicemente, dice siete benvenuti, qui c'è molto da fare. E veramente ci fu tanto da fare. Io ho conosciuto padre Puglisi negli anni 80 al liceo Vittorio Emanuele II, in quanto era mio professore di religione. Di lui lo ricordo come una persona estremamente solare, come una persona molto accogliente, una persona molto attenta alle esigenze di noi ragazzi. Non passava giorno in cui, se ci incontrava ovunque fosse, non ci chiedesse come stiamo, cosa facciamo. E lo ricordo però allo stesso tempo anche come una persona molto decisa, cioè nel senso che lui viveva il suo lavoro come una missione, credendo profondamente sia nel suo lavoro come sacerdote che in quello come insegnante. E questo probabilmente è il motivo che non lo ha fatto fermare né retrocedere qui a Brancaccio anche nel momento in cui ha ricevuto delle minacce. Lui riferiva ad uno dei fratelli, Francesco, quando quest'ultimo gli chiedeva e capiva, per esempio lo vedeva con dei lividi, gli chiedeva di fermarsi, diciamo, nella sua attività a Brancaccio, lui semplicemente diceva: ma che mi può succedere? Più che ammazzare non possono. Alla sera del 15 settembre mi ero rincasato da pochissimo tempo, ho avuto il tempo di togliermi le scarpe quando ho sentito un urlo provenire dal pian terreno. Mi sono precipitato e ho visto Pino Puglisi disteso per terra tra le tante macchine parcheggiate. Mi ci sono avvicinato, gli ho preso la mano. Per terra c'era pochissimo sangue. Ho cominciato a parlargli, a dirgli di non scoraggiarsi, di resistere. Nel 1993 Puglisi viene ucciso barbaramente dalla mafia perché avevano intuito il suo progetto, che non era soltanto un progetto sganciato dalla riqualificazione ambientale, ecco, non era tra virgolette il prete che si doveva occupare soltanto le anime. Lui stesso diceva: io non ho mai visto anime sganciate dai corpi, quindi le sofferenze dei corpi fanno parte della sofferenza dell'anima. E allora lui progettò questo centro sociale, centro di accoglienza Padre Nostro, dove all'interno di questo centro dovevano nascere alcuni servizi che fortunatamente in questi 26 anni sono nati. E abbiamo cominciato proprio del cercare di ricostruire un ambito dove i bambini potessero frequentare il dopo scuola. Quindi negli anni abbiamo cercato di realizzare quello che erano i sogni di padre Puglisi, creare un centro aggregativo per anziane, una casa che accogliesse mamme vittime di abuso e maltrattamento, un centro che potesse dare la possibilità ai detenuti in esecuzione penale esterna di scontare la loro pena all'interno del centro Padre Nostro. Poi abbiamo progettato ultimamente, ecco, la realizzazione di un asilo nido a Brancaccio, anche quello era un sogno di padre Pino Puglisi, in un terreno del comune di Palermo. E dopo tutte queste attività, questi servizi che abbiamo aperto, Brancaccio comincia a cambiare non soltanto il volto esteriore, ma anche il volto della propria coscienza. Ecco, comincia a comprendere che quel piccolo prete che di fatto si è preso questo onere di aiutare le persone in difficoltà, era una persona che valeva la pena seguire. Ecco, il suo insegnamento comincia a fare breccia nella mentalità delle persone. Dico, sono tanti i quartieri, tra cui lo Zen, tra cui il San Giovanni Apostolo, cioè ci sono, o Ballarò, proprio i quartieri del centro storico, ad avere dei disagi analoghi.
Io definirei il quartiere di Brancaccio sicuramente un quartiere dove, diciamo, qualcosa per strada la si vede, perché, diciamo, anche in prossimità delle nostre sedi, per chi ha occhio, diciamo, si osserva che c'è magari lo spaccio di droga, che c'è comunque ancora qualcosa da risolvere. Così come noi, per esempio, riceviamo, e questo, diciamo, per noi è sintomo di un lavoro ben fatto, riceviamo diverse minacce, diverse a volte anche delle piccole angherie, insomma ci vengono creati dei danni. Però per noi è proprio il sintomo che il nostro lavoro è fatto bene, perché significa che dà fastidio, e allora per noi è la motivazione per continuare e credere quindi in un cambiamento del futuro di questo quartiere. Ecco, Puglisi aveva chiaro che senza l'istruzione, senza la cultura, che doveva contrapporsi alla cultura mafiosa, perché anche quella è una cultura purtroppo, la mafia non si poteva sconfiggere, come non si poteva sconfiggere nessuna forma di prevaricazione verso l'uomo.